Benvenuti in questa nuova lezione in cui faremo una rapida panoramica sulle varie teorie, ovviamente pseudoscientifiche, cioè false, razziste dell'Ottocento. E iniziamo col dire che durante l'Ottocento iniziano appunto a formarsi e a circolare queste prime teorie razziste pseudoscientifiche, teniamo a precisarlo, sono false. L'unico motivo per cui ne stiamo trattando è per, diciamo, interesse puramente storico. In base ad esse, secondo queste teorie, non solo sarebbe possibile dividere il genere umano, ma soprattutto in, diciamo, in razze, ma soprattutto instaurare una gerarchia tra le razze. E diciamo che ovviamente questo non si può fare, è falso, scientificamente non ha nessuna base, e però iniziamo a guardare un po' di questi, diciamo, di questi teorici del razzismo dell'Ottocento, pseudoscientifico. Il primo è lo studioso francese, de Gobineau. Tra i primi a introdurre un discorso pseudoscientifico sulle razze umane, tant'è che egli scrive un saggio, che si chiama proprio così, sull'ineguaglianza delle razze umane, pubblicato durante gli anni 50 dell'Ottocento. In quest'opera de Gobineau afferma sostanzialmente due cose. Innanzitutto, una divisione dell'umanità in tre razze, bianca europoide, gialla mongoloide, nera negroide. La prima, la bianca, sarebbe ovviamente retoricamente, intellettualmente e moralmente superiore alle altre due, la gialla superiore alla nera, ma interessata solo al vantaggio materiale, e la nera sostanzialmente una razza più ferina che umana, completamente sottomessa a bisogni e passioni. E la preoccupazione che de Gobineau esprime è che l'unione fra le razze diverse possa far degenerare la razza superiore. Diciamo, questa idea falsa della razza superiore, diciamo, accomuna un po', bianca ovviamente, accomuna un po' tutti questi pensatori. Poi abbiamo Francis Galton. Francis Galton, che in realtà cugino di Darwin, in realtà ha contribuito, al di là di questo discorso pseudoscientifico, ha contribuito in maniera significativa alla scienza. In particolare a lui si devono le nozioni di statistiche di regressione e correlazione. E a lui si deve pure però l'introduzione al termine eugenetica, che definiamo di seguito. È una definizione un po' corposa, che però, diciamo, il termine è importante. È stato, questo termine è stato introdotto nel 1833, come dicevamo, da Galton, e la sua etimologia, ovviamente greca, sta ad indicare, sta let significa letteralmente di buona razza, no? Quindi eu, buono, poi genetica, stirpe, insomma, un po' come il nome Eugenio. E questo termine indica la possibilità di migliorare la specie umana nella stessa maniera con cui si è proceduto nei secoli a selezionare le specie vegetali e animali, no? Ovvero mediante la distinzione di tratti genetici favorevoli da quelli sfavorevoli, detti anche disgenici. Allora, diciamo che il termine eugenetica è attuale, è ancora attuale. Basti ad esempio pensare all'ultimo orizzonte della bioingegneria, dell'ingegneria genetica, che è, diciamo, lo strumento del CRISPR-Cas e figure come i biohacker, diciamo. Però dobbiamo distinguere specificatamente un'eugenetica positiva da una negativa. La prima è la più discussa, in quanto storicamente è stata utilizzata da regimi totalitari e razzisti come quello nazista, ovviamente. E tant'è che ad oggi molti stati, sulla base di questi precedenti storici e di considerazioni bioetiche, hanno vietato pratiche di eugenetica positiva. Per eugenetica negativa, invece, si intende l'eliminazione di tratti genetici e patologici che potrebbero, diciamo, essere causa di malattie o di sindromi. Proprio in questo senso, diciamo, in realtà di eugenetica positiva, Galton rispondeva alle preoccupazioni sulle unioni di razze diverse espresse da de Gobineau. Secondo lo scienziato inglese, che è autore di un'opera che si intitola Il genio ereditario, pubblicata negli anni 60, quindi siamo più o meno stesso periodo dell'opera di de Gobineau, 10 anni dopo, pochi anni dopo, le differenze razziali non dipendono dall'interazione con l'ambiente, ma dai tratti genetici. Ne segue quindi che si può utilizzare la genetica, ovviamente. Tutti questi scienziati non conoscono il DNA, genetica come semplicemente caratteristiche ereditarie, per rendere più adatte a diversi ambienti, programmando unioni atte alla conservazione della razza di appartenenza. Quindi questa qua, diciamo, è l'idea che mischiare le razze porti una degenerazione. E poi abbiamo Lapouge, ovviamente anche lui è autore di opere pseudoscientifiche,
sulla razza. E la push va oltre la, diciamo, la classificazione tra bianchi, gialli e neri di De Gobineau, andando ad istituire una classificazione all'interno dell'uomo bianco. Ovviamente anche questa è falsa, tutto quello che stiamo dicendo scientificamente non ha alcun valore, lo stiamo raccontando solo perché sono una serie di credenze storiche, di credenze pseudoscientifiche, ma che hanno avuto poi degli influssi storici. E allora, quindi, la classificazione interna di Lepage è la seguente, cioè abbiamo alla sommità un Homo europaeus, detto anche ariano, alto, biondo, rincarnito chiaro, al centro abbiamo l'Homo alpinus, meno chiaro, meno alto, poi alla fine l'Homo mediterraneus, il più basso e il più oscuro tra le sottorazze bianche. Ecco, ovviamente ognuna di queste è, diciamo, dal meglio al peggio, dalla versione migliore alla versione peggiore. Lepage poi scrive riguardo anche di altre razze e in particolare esprime un certo antisemitismo, affermando che gli ebrei siano una razza inferiore, avida, diciamo, da cui bisogna tenersi alla lontana. E le convinzioni di Lepage sono una strana commistione di socialismo e razzismo, nel senso che in realtà Lepage sostiene che solo attraverso, diciamo, solo con l'istaurazione di uno Stato socialista si sarebbe potuto avere la forza, il consenso necessario, l'autorità per portare avanti una politica eugenetica, in cui era compresa anche la pratica dell'eutanasia per gli individui imperfetti dal punto di vista della razza. E questo ci porta alla seconda definizione di oggi, che è quella di eutanasia però razziale, in senso, diciamo, puramente. Diciamo, in senso, dal punto di vista etimologico, eutanasia significa buona morte, è eutanatos. Di norma, in senso generale, per come lo intendiamo ad oggi, di norma il termine sta ad indicare l'atto con cui si cessa la vita di un individuo la cui esistenza sia stata irrimediabilmente compromessa da una gravissima disfunzione fisica e o cognitiva. Sappiamo tutti che, diciamo, è un tema caldissimo, su cui diciamo, questioni di tipo giuridico, bioetico, religioso, eccetera, eccetera, però diciamo, questa qui è l'eutanasia in senso generico. Nell'accezione ristretta del razzismo ottocentesco e poi novecentesco, per eutanasia razziale si intende, diciamo, l'idea di eliminare fisicamente gli individui portatori di tratti razziali indesiderati o tali ereditari. Questo sicuramente accade durante il nazismo. Ancora un altro saggista, diciamo, che scrive un'opera pseudoscientifica, Houston Stuart Chamberlain, che in realtà è anglo-tedesco, scrive l'opera Le basi del XIX secolo e si focalizza per lo più sulla dicotomia, che poi sarà tanto cara ai nazisti, germanico-ariano, ebreo-semita, appunto fornendo un contributo importante per il razzismo e l'antisemitismo nazista. La tesi che Chamberlain avanza nella sua opera è che il popolo germanico è il più vicino aderente all'antico ideale ariano, e pertanto più puro. Gli ebrei invece sarebbero la commistione di diversi popoli o, come tale, una razza impura e bastarda. Non si può poi parlare di pseudoscienza, di razzismo, nell'Ottocento senza ovviamente nominare Marco Ezechia Lombroso, detto anche Cesare, più noto come Cesare Lombroso, antropologo e sociologo italiano, nonché, diciamo, fondatore della psicologia criminale. Anche la sua teoria, ovviamente, è pseudoscientifica. Il nucleo centrale dell'idea di Lombroso, della teoria lombrosiana, che parte dalla frenologia di Gall, è che i criminali sono tali per nascita. Una piccola parentesi: la frenologia di Gall, la frenologia è quella pseudoscienza, in base alla quale dalla conformazione del cranio si possono, diciamo, dalla forma del cranio si possono desumere le caratteristiche psicologiche di un individuo. Ecco, diciamo, questa è una falsa scienza. Secondo Lombroso, quindi, i criminali sono tali per nascita. Ciò sarebbe dovuto a delle particolari caratteristiche fisiche che Lombroso chiama atavismi e che condizionerebbero il comportamento dell'individuo. Ora, gli atavismi, diciamo, esistono. Ad esempio, un caso tipico è quando qualcuno nasce con una protuberanza simile alla coda, okay? Ma gli atavismi sono sostanzialmente dei, diciamo, sono delle caratteristiche fisiche di antenati evolutivi che in qualche modo confermano la teoria dell'evoluzione, che a volte possono, diciamo, comparire, ma che non hanno nulla a che fare con, diciamo, le considerazioni sul comportamento, sul carattere, sulle caratteristiche psicologiche della persona.
del resto la teoria lombrosiana, che è falsa, non è che sia stricto senso razzista, cioè non è in sé razzista, ma è gravida di, diciamo, potenziale razzista. Perché? Perché porta alla considerazione del valore di un individuo in base alle sue caratteristiche fisiche. E l'ombroso neanche per lo più si chiede, se non alla fine della sua vita, alla fine dei suoi studi, alla fine della sua vita, non si chiede neanche, non si pone il problema che il comportamento criminale o immorale possa derivare in realtà da fattori esterni, cioè da fattori ambientali. Ora, diciamo, ripetiamo ancora che tutto quello che abbiamo detto adesso è semplicemente il racconto di alcune teorie false, assolutamente false dal punto di vista scientifico. Le abbiamo raccontate solo, diciamo, per collocare le idee che giravano nell'Ottocento, che attraversavano l'Ottocento intorno alla natura umana. Oggi sappiamo che il concetto di razza è un concetto vuoto, non è possibile classificare, vi è un'unica razza, quella umana, sarebbe meglio definirla quindi specie. E diciamo, per diciamo, far comprendere questo ancora meglio, alla fine di questo video ci sarà un link che porterà a una TED Talk del professor Barbugliani, dove parla appunto della questione della razza e di come non si possa definire, non si possa dividere la specie umana in razza, esiste un'unica specie. E con questo è tutto, arrivederci quindi alla prossima lezione.